Allora, buongiorno a tutti, benvenuti, vi prego di prendere posto, che stiamo per cominciare questo convegno, questa conferenza su un tema caldo, il tema del brevetto effetto unitario. È un tema che negli ultimi mesi ha raccolto molti contributi anche sulla stampa quotidiana. Diciamo, per essere un tema così di nicchia avrete visto più di un articolo, più di un intervento, un tema che ha sollevato reazioni contrastanti, reazioni forti per lo più, contrastanti, opposte, e che mi ha quindi spinto, dato l'idea di fare un convegno con un taglio un po' diverso, diciamo tra virgolette, perché il scopo di questo convegno non vorrebbe essere decidere, valutare se il brevetto europeo è, il brevetto unitario è bello o brutto, se ci conviene o non ci conviene, se è bene per l'Italia o è male per l'Italia partecipare. Questo tipo di valutazione, che è legittima e che ha occupato i giornali e le aule negli ultimi mesi, per quest'oggi vorrei tenerlo da parte, perché comunque sia, qualunque cosa faccia l'Italia, il brevetto effetto unitario, il sistema, il pacchetto brevettuale cosiddetto, è ormai una realtà. È qualcosa che fuori dall'Italia in 25, 26, sono ancora i numeri un po' incerti, ma comunque tanti stati certamente con un altissimo grado di probabilità avrà effettivamente, sarà una realtà. Quindi qualunque cosa li faccia l'Italia, e vorrei dire, anzi a maggior ragione, se l'Italia, come è probabile, è possibile, forse bene che faccia, non partecipi, ma a maggior ragione in quel caso sarà bene conoscere questo strumento, conoscerlo a fondo, perché comunque è una realtà oggettiva e quindi è necessario che soprattutto gli avvocati, che sono oggi così ampiamente rappresentati, sappiano valutare i pro, in modo da poterne sfruttare se c'è qualche vantaggio, o i contro, i molti contro, in modo da poter evitare danni o situazioni pericolose o svantaggiose. Quindi io sono molto contenta, molto lusingata del grande successo di pubblico, la grande partecipazione che questa iniziativa ha raccolto, per essere un tema così di nicchia, così piccolo. Devo dire, sono molto soddisfatta e molto sorpresa. Devo dire che i grandi numeri sono una piacevole sorpresa, ma anche una, come posso dire, un onere organizzativo non indifferente. E allora permettetemi che, a maggior ragione di quanto non sia già consueto fare in questa occasione, io spenda due parole di ringraziamento per tutti coloro che mi hanno aiutato. In primo luogo il nostro Ateneo, l'Ateneo al quale ho l'onore di appartenere, che devo dire ha messo a disposizione la logistica, questa bella sala, risorse umane, perché moltissimi nell'Ateneo ho trovato delle risorse umane fantastiche per aiutarmi in questo anche riorganizzazione del convegno un po' last minute, e ha dato risorse economiche last minute, del quale sono particolarmente grata al professor Marcello Fontanesi. D'altra parte, prima ancora che ci fosse la emergenza dei numeri, diciamo così, la rappresentanza della Commissione a Milano, il dottor Spada, e soprattutto il dipartimento al quale appartengo, che vedo qui nella persona della professoressa Garlati, hanno sostenuto fin dall'inizio questa iniziativa, dandomi possibilità di iniziare, avviare questo progetto. Però sapete tutti molto bene che le risorse dell'università sono scarse, scarsissime, e che di questi tempi l'università può finanziare la parte scientifica, e quindi diciamo tutto quello che è collegato ai relatori, ma tutto quello che invece è collegato al, così, chiamiamolo così, il momento di spese voluttuarie o di rappresentanza, così vengono definite, cioè banalmente un coffee break e un lunch, non sono più finanziabili dall'università. E quindi devo dire che è un grazie molto sincero che io devo ai contributori esterni, non dell'università, privati, che hanno scelto di finanziare un convegno universitario, cosa che non è sempre scontato, e che mi hanno consentito di raccogliere un po' di soldi
per offrire anche un coffee break e un lunch. Il secondo coffee break purtroppo è dovuto saltare, quindi c'è il tea break, è un break senza tea, c'è un bellissimo bar qua accanto se qualcuno vorrà usufruirne, me ne scuso per questa come posso dire, differenza rispetto al programma, ma insomma si è fatto con quel che si può, spero che l'organizzazione sia comunque di vostro gradimento e mi fermo qua con i saluti per dar la parola al professor Marcello Fontanesi, nostro rettore dell'Università. Buongiorno a tutti e benvenuti, benvenuti agli ospiti, ai colleghi della nostra università, delle università esterne, e benvenuto al rappresentante della Commissione europea, il dottor Spata. Nonostante i coffee break, noi siamo felici e onorati di avervi qui con noi, e perché questa è un'iniziativa che è importante per la tematica che vuole affrontare, ma mi sembra anche molto interessante dall'affluenza del pubblico che vi partecipa. Voglio ringraziare la professoressa Onorati perché si è dedicata con molta passione a questo problema. Abbiamo cercato di aiutarla, adesso non è che noi stiamo affamando i nostri ospiti, ma certamente bisogna dare dei segnali che spesso sono puri segnali senza conseguenze finanziarie. Sembrano, anche questo serve però per sottolineare un momento di attenzione per i problemi che l'università ha e che purtroppo tutto il paese ha, e speriamo che se ne possa venire fuori presto e bene. Sull'argomento, è un argomento estremamente importante, io non mi permetto di fare commenti se buono o bene, se cattivo o non è cattivo, perché non è mestiere mio. Certamente come rettore colgo l'importanza che questo argomento ha in sé, importanza certamente giuridica, perché per la tutela della proprietà intellettuale. Un rettore però vede le cose anche dal punto di vista pratico, sicuramente la questione dei brevetti e della brevettazione sta diventando sempre più importante all'interno degli Atenei. E noi ce ne accorgiamo anche in Consiglio di Amministrazione, il numero di brevetti che viene depositato dai colleghi è in aumento anche abbastanza consistente, e questo certamente produce tutta una serie di ricadute, in parte sono quelle formali, giuridiche, che vengono seguite dai nostri uffici legali, che quindi hanno bisogno anche loro di essere al corrente, aggiornati, di stare sul punto, come si dice, ma ha tutta una serie di risvolti di altro genere che sono legati alla valutazione della qualità delle attività che vogliono essere brevettate, alla possibilità che queste possano poi avere un ritorno, al costo che sta crescendo per poter sostenere poi i vari brevetti a livello nazionale, europeo e internazionale. Quindi c'è tutta una serie di problematiche che girano intorno a questo argomento, che è importante perché attraverso anche il brevetto l'università svolge quell'azione di trasferimento delle competenze poi verso l'esterno, perché sulla base dei brevetti che poi spesso vengono attivate tutta una serie di contratti, di relazioni, di impegni con aziende e con istituzioni esterne. La vendita di un brevetto direttamente è cosa piuttosto rara, l'utilizzo di brevetti per sostenere contratti verso l'esterno invece è un'attività che diventa sempre più importante per l'università. Quindi è un argomento questo sul quale noi stiamo facendo uno sforzo, da un lato di selezione, dall'altro di incentivo perché, e di attivazione, perché rappresenta non tanto una questione di immagine,
ma rappresenta veramente una parte di quella terza missione dell'università che sta sempre più prendendo piede accanto alla formazione e all'attività di ricerca diretta all'interno della sede universitaria, sta sempre più prendendo piede il concetto che invece l'università deve intervenire direttamente nel trasferimento delle competenze che produce e non trasferirle solo attraverso le gambe degli studenti che si laureano qui e che poi entrano nel mondo del lavoro. Siamo impegnati direttamente anche con gli spin-off, anche con gli start-up, a fare in modo che le nostre idee, che i prodotti della nostra attività di ricerca e di studio possano trovare una applicazione. Questo non è solo un impegno, ma credo che sia un dovere nei confronti di una società che, anche se in maniera sempre minore e con riluttanza, ci finanzia, ma noi è un impegno che abbiamo, cercare di restituire in maniera concreta e non solamente in maniera ideale un qualche risultato per contribuire al miglioramento della attività produttiva e della qualità della vita della società che ci sostiene. Io non voglio portarvi altro tempo, vi auguro un buon lavoro, vi ringrazio per la vostra presenza, ringrazio la professoressa Onorati, il Dipartimento di Scienze Giuridiche Nazionali e Internazionali che si è occupato di dare una mano col suo personale, ringrazio anche il personale che ha contribuito all'organizzazione e quindi buon lavoro. E spero che vi troviate bene qui in Bicocca. Grazie. Grazie, professor Giorgianesi. Io do allora la parola al dottor Spada, che è il direttore della rappresentanza a Milano della Commissione, e porterà i suoi saluti e della rappresentanza. Grazie professoressa Onorati, sono molto lieto di essere qui con voi oggi, ringrazio l'Università Milano Bicocca per aver organizzato questo evento che è molto significativo e di grande attualità per l'argomento trattato, quindi ringrazio in particolare la professoressa Costanza Onorati e il rettore Marcello Fontanesi. Saluto gli illustri relatori che si avvicenderanno durante la mattinata e mi è particolarmente caro anche portare il saluto del Ministro degli Affari Europei Enzo Moavero Milanesi, che è il ministro diciamo più contiguo alla Commissione Europea per quanto concerne l'Italia. Do lettura del messaggio che ha inviato alla professoressa Onorati. La lettura dei dettagli del convegno e il prestigio dei relatori confermano il valore del tuo lavoro organizzativo. Mi dispiace molto di non poter essere presente, trattenuto da impegni istituzionali concomitanti. Desidero augurare il migliore successo al convegno e ti sarei grato se vorrai tenermi al corrente delle conclusioni. Il tema è di assoluta attualità, non solo giuridica, ma politica. È spesso ripreso anche dai media in maniera più o meno corretta. Spero al riguardo che una così ben strutturata e competente occasione di dibattito possa contribuire a portare maggiore chiarezza nella materia. Questo è il messaggio del Ministro. Per quanto attiene la Commissione europea, è evidente che la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nel settore dei brevetti contribuisce significativamente al processo di integrazione europea. In particolare alla creazione del mercato interno, che come sapete è uno dei maggiori sforzi a cui la Commissione europea sta lavorando da anni. Voi sapete che la situazione attuale economica è estremamente difficile, soprattutto per i paesi dell'area mediterranea, e la Commissione europea porta una particolare attenzione alle piccole e medie imprese, che se vogliamo sono il settore produttivo più interessato alla regolazione giuridica nel settore dei brevetti. Come sapete, la Commissione europea è impegnata nella strategia 2020, cioè il fatto di raggiungere alcuni indicatori economici e sociali entro l'anno 2020 e in questo contesto la strategia per poter difendere la proprietà intellettuale e le invenzioni delle imprese sono fondamentali per la nostra azione. L'Unione Europea desidera migliorare l'esecuzione dei brevetti e la difesa da rivendicazioni infondate, nonché rafforzare la certezza del diritto mediante l'istituzione di un tribunale unificato dei brevetti per le controversie relative alla violazione e alla validità dei brevetti. A tal fine verrà istituito un tribunale unificato dei brevetti per la composizione delle controversie relative ai brevetti europei.
Per superare lo stato di bassa competitività bisogna investire e innovare, permettere alle nostre piccole e medie imprese di essere sul mercato senza rivali. Tra i propositi dichiarati dal brevetto europeo e mediante l'istituzione del Tribunale Unificato vi è proprio quello di rendere possibile una protezione brevettuale a beneficio delle imprese di tutta l'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese. Considerando il ruolo essenziale che la ricerca e l'innovazione svolgono all'interno dell'Unione Europea, ricordo in questo contesto che nei prossimi anni, tramite il programma Horizon, l'Unione Europea investirà 70 miliardi nella ricerca in tutta l'Unione Europea. Rinnovo i ringraziamenti da parte della rappresentanza della Commissione Europea a Milano a tutti voi per essere qui oggi e auguro buona prosecuzione dei lavori. Grazie per l'attenzione. Grazie, dottor Spada.